Salve a tutti, oggi preparo gli zuccherini. Gli zuccherini sono dei dolcetti che praticamente sono toscani, li si fanno anche in Emilia Romagna, ma sono diversi. Io farò proprio la ricetta toscana. Dunque, gli ingredienti sono 500 g di farina, 1 etto di zucchero, 4 uova, 50 g di burro, una bustina di lievito e mezzo bicchiere. Io adopero il vinsanto di Pantelleria, che è dolce, perché l'anice non mi piace né a me né ai miei familiari. Quindi incomincio mettendo lo zucchero prima nelle uova, mescolo bene lo zucchero con le uova, poi nella farina metto subito il lievito in modo che si amalgami proprio una bustina intera, che è proprio per 500 grammi di... Lo mescolo, poi ci aggiungo il burro, 500 grammi, che ho ammorbidito a temperatura ambiente prima, ho già preparato. Poi, ecco, aggiungo le uova con lo zucchero, alla fine il vinsanto di Pantelleria o un vinsanto dolce, va bene tutto. A questo punto amalgamo bene tutti gli ingredienti e li lavoro bene bene. Ora la farina dovrebbe bastare, la farina, e poi non basta. Ne aggiungo altro fuoco. 5 minuti ci vogliono. Se l'impasto risulta un po' troppo morbido, si aggiunge una spolveratina di farina. Così, in modo, ecco, ora è il punto giusto. Raccolgo tutti i briciolini, la lavoro un po' in modo che venga un impasto liscio e omogeneo. Ecco, ho formato questa pallina, si lascia riposare 5 minuti mentre preparo un vassoio da mettere in forno. Con i zuccherini sono di piccole ciambelline che vanno cotte e poi con la glassa. Salino un pochino il piano di lavoro per appoggiarci le piccole ciambelline. Allora, sistemo un foglio di carta da forno nel piano di lavoro e poi nel frattempo accendo il forno a 180 gradi, almeno si riscalda bene, non più grosso, e nel mentre mi infarino un pochino le mani e allora si prendono dei piccoli pezzetti dall'impasto, li lavoro con le mani e vado a formare delle ciambelle. Questo, per esempio, quando è cotto verrà un pochino grosso, però per esempio a mio marito gli piacciono più grossi che piccini. Io le farò una forma giusta. L'infarino, perché l'impasto oggi mi è venuto abbastanza morbido, ogni tanto lo lavorerò un visino. Più si lavora e più l'impasto è amalgamato. Allora, per fare più veloce si possono fare anche delle palline e poi fare subito le ciambelline, però io le infarino perché appena appena, perché le lavoro meglio. Uno l'ho fatto abbastanza grosso, però lo lascio così, tanto sono bellini anche fatti di varie misure.
sono più naturali. Vedete? Così. È un lavoro un po' oggiosetto, però nelle giornate di pioggia, se avete un pomeriggio libero e volete passare un po' di tempo, certamente a chi piace farlo, perché a chi non piace cucinare è inutile. Però questo è un po' troppo grosso. Poi la pasta si può lavorare a piacere, Io cerco di fare una cosa un po' veloce, altrimenti viene un video troppo lungo. Ecco, ne ho preparate 15. Il forno è caldo, ha raggiunto la temperatura. In forno, massimo 20 minuti. Sono cotti. Quando sono cotti devo preparare la glassa. A questo punto prendo dello zucchero a velo, un tegame antiaderente, preparo il necessario per la glassa. Mi occorre un foglio di carta grande, di solito io faccio così, perché altrimenti la glassa poi cola. Preparo una griglia del forno in modo che quando i zuccherini sono già pronti con la glassa li metto qui sopra a raffreddare. Ho messo il foglio perché almeno non sporca. In due bustine di zucchero a velo ci va un dito di acqua, perché troppa acqua viene troppo liquido. Questa però la preparo appena le zuccherine sono cotti, altrimenti da sola. Il forno va caldo bene, almeno i zuccherini, le ciambelle cuociono prima e bene. Proprio va fatto raggiungere la temperatura di 180 gradi proprio. Il piano di lavoro va sempre infarinato, per non farli attaccare. Allora, i zuccherini sono cotti, in un quarto d'ora sono cotti. La misura dovrebbe essere questa. Oggi mi sono venute un pochino più grandi, uno più piccino. Allora, preparo la glassa. In un tegame antiaderente, intanto metto due buste di zucchero a velo. Penso bastino, dipende ora. Tanto per farvi vedere cosa succede. In questo bustina ci va messo, accendo il gas, fiamma medio-alta, e metto subito pochissima acqua, altrimenti la glassa viene troppo liquida. Ecco, a questo punto giro in continuazione. Se vedo poi che è troppo liquida, aggiungo un'altra bustina di zucchero, ma penso basti. Appena è tutto sciolto, ci vuole un mezzo minuto, quindi si sta sciogliendo. Il lavoro deve essere fatto velocemente, che altrimenti si rischia di bruciare lo zucchero, poi di andare rammellato. Ecco, a questo punto, che abbasso un pochino perché mi sembra troppo alto, a questo punto lo zucchero a velo è sciolto, però è ancora un pochino liquido. Allora io ce ne metto un altro po'. E questo va fatto a vista, perché tutte le volte non si può. Ecco, ne metto mezza busta per farlo ancora più sodo. Un mestolo di legno, giro bene. Ecco, a questo punto che è sciolto metto gli zuccherini, ne metto almeno 4 e li rigiro bene nello zucchero, vedete? Bene.
e secondo in modo che lo zucchero venga amalgamato, poi con il mestolo metto sulla griglia a freddare. Se vedo che lo zucchero sopra è cucino, con il mestolo ce lo aggiungo appena appena sopra, tipo decorazione. Così, ma non tanto perché altrimenti vengono troppo dolci. Ora a questo punto, siccome devo mettere altri zuccherini, l'acqua che ho messo prima basta per un'altra bustina di zucchero a velo, quindi mi raccomando, ne va messa pochissima quando è sciolta. Ecco, questo è più soda. Lo zucchero va sciolto bene bene bene, deve andare via tutti i grumi. Aggiungo altri zuccherini e li mescolo. La mia nonna, quando faceva gli zuccherini, li faceva nel fuoco del camino e li glassava dentro un paiolo di rame, ma oggigiorno ci sono i rami antiaderenti e quindi devo dire la verità, si fa anche prima, eh. In 10 minuti si dovrebbero raffreddare. Spengo un pochino la fiamma perché ora si è scaldato parecchio. Con questo zucchero bastano per tutto. Questo zucchero basta anche per quelli lì. Ecco, metto anche questi. La lavorazione è finita, eh. Sono solo da raffreddare, mettili in un piatto, io li regalo, se faccio dei piccoli pensierini, li regalo dentro a dei sacchetti adatti ai dolci e durano anche un mese, perché ora lo zucchero alla fine si è rassodato parecchio, quindi non c'è bisogno di aggiungerne altro. Vedete, la glassa alla fine è diventata abbastanza solettina, ma io non butto via nulla e ce l'aggiungo. Allora, a questo punto vanno raffreddati. Prendo un piatto, un vassoio, si raffreddano velocemente, ora non li voglio. Questi dovrebbero essere già i primi. Vedete, dalla griglia scende un pochino di zucchero. E questi sono gli zuccherini toscani. La mia nonna era del Mugello, quindi li faceva con questo sistema. Mentre in Emilia li fanno più fini, con tanto anice. E voilà! Questi sono i famosi zuccherini che io li fo ogni 3 o 4 anni, perché tutti gli anni, poi mi piace anche variare e fare altri dolci. Comunque quest'anno li ho preparati. Io spero che siano di vostro gradimento, cioè se vi piace il dolce naturalmente, mi rivolgo alle persone golose, di solito piacciono. Vi auguro buon appetito, buona merenda, buon tutto. Alla prossima!